Ciao bambini, ben ritrovati. Oggi faremo yoga usando il libro Edo e i segreti del mare. Questo libro è stato scritto da Valeria Forconi ed illustrato da Romina Leoni. Se vi interessa questo libro lo potete acquistare su Amazon e vi lascio qui sotto il link per l'acquisto. Direi che se siete pronti, cominciamo. Voglia di mare. Edoardo, detto Edo, batté le mani. Evviva, evviva, domani si va al mare! Edo aveva aspettato tanto quel giorno. Finalmente, per la prima volta, avrebbe visto il mare. Hanno già preparato le valigie. Prepariamo anche noi le valigie. Stendiamo le gambe davanti a noi con i piedi uniti. Apriamo la nostra valigia e poi mettiamo dentro la corrente in questo modo e alla fine la chiudiamo bene, 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 così non esce niente. Molto bene. Adesso che abbiamo preparato anche noi le valigie, siamo pronti a partire con Edo. Papà e la mamma avevano incastrato le valigie nella macchina come un puzzle. Una bella dormita e poi tutti al mare. Edo sprimacciò il cuscino, tirò sul lenzuolo e con un sorriso si addormentò. Il mattino seguente Edo si svegliò felice, facendo un bello spadiglio. Si svegliò felice con una sola parola in bocca. Mare, 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 poi si grattò il naso. Prudeva terribilmente. Poi si grattò un gomito che gli dava qualche fastidio. Poi si grattò la pancia. Forte, forte, perché gli sembrava che ci camminasse sopra una fila di formichine. Proviamo a fare le formichine con le nostre dita, muovendole in questo modo. Adesso appoggiamo le nostre dita sulla pancia, sempre continuando a fare il movimento delle formichine. Povero Edo. La mamma entrò nella sua stanza e gridò: sei pieno di puntini, forse hai la varicella. Varicella? Edo si alzò e si guardò allo specchio. Era diventato un bambino apua! Tutto il corpo gli prudeva, tanto che aveva una gran voglia di grattarsi, proprio come la sua cagnetta Daisy quando aveva le pulci. Proviamo a fare la cagnetta Daisy. Appoggiamo le mani davanti a noi, i piedi li spostiamo un po' più indietro e proviamo a grattarci mentre abbaiamo.
lo spolverò di talco. Edo alla fine sembrava una torta di mele coperta di zucchero a velo. Il papà nel frattempo andava avanti e indietro nel corridoio. «Papà, cosa fai?» gli chiese il bambino. Il papà riportava in casa le valigie. «Niente male!» Edo si mise a piangere. Niente male. Edo si grattò. Non ti devi grattare. Niente male. Edo si tirò sul lenzuolo fino al naso e si addormentò. Temo che noi bene sul lenzuolo. E poi... Quando Edo aprì gli occhi, vide il viso del nonno. Il nonno sorrideva. Edo, invece, no. Niente male. Come stai? Gli chiese il nonno. Edo non rispose. So che non puoi andare a conoscere il mare, disse il nonno. Edo lo guardò con occhi umidi. Lo sai che io sono stato un marinaio, Edo? Ho viaggiato per anni e anni sulle navi. La posizione della nave. Mettiamo le mani vicino al nostro sedere, i piedi sono uniti un po' più in avanti e alziamo prima un piede, poi l'altro, alziamo una mano e alziamo l'altra mano. Dopodiché dobbiamo fare la vela della nostra nave, quindi solleviamo un braccio. Proviamo a rimanere in equilibrio in questa posizione. Molto bene. Pian piano abbassiamo la vela e anche i nostri piedi e l'altra mano. Molto bene. Ho viaggiato per anni e anni sulle navi e ho conosciuto il mondo e il mare. Ti ho portato un regalo. Il nonno appoggiò sul lenzuolo un misterioso sacchetto e gli disse: aprilo. Edo guardò il nonno con occhi curiosi e aprì il sacchetto. Dentro c'erano delle conchiglie, diverse per forma e per colore. Andiamo a fare la posizione della conchiglia, unendo le piante dei piedi, la pianta del piede e la parte sotto del nostro piede. Quindi uniamo le piante dei piedi e spostiamo i piedi un po' più avanti. Le ginocchia sono aperte lateralmente. Mettiamo le nostre mani sopra i nostri piedi e ci chiudiamo come una conchiglia portando il busto in avanti. Benissimo. Visto che non puoi più andare al mare, ho portato il mare da te, disse il nonno. Oh, questo non è il mare, sono solo delle stupide conchiglie, gridò Edo e le lanciò via. Oh, ti sbagli, non sono stupide conchiglie. Sono conchiglie molto speciali. Il bambino si girò di schiena con un grugnito. Il nonno non disse altro.
indossò il nipotino sul capo e se ne andò. Il giorno passò lento tra malumore e puntini rossi. Edo non mangiò e non parlò. Quando giunse la sera, la noia di Edo era grande quanto la sua tristezza. Il bambino allora si alzò e raccolse il sacchetto che era rimasto in un angolo. Raccogliamo anche noi il sacchettino di conchiglie. Eccolo qui. Lo aprì e prese una conchiglia piccina, blu. Proviamo ad annusare questa conchiglia, vediamo se sentiamo anche noi il profumo del sale. Riproviamoci, magari lo sentiamo ancora meglio, se non l'abbiamo sentito ancora. Direi che è meglio farlo un'ultima volta. Beh, io bimbi l'ho sentito e voi l'avete sentito. Edo ricordò un cartone animato. Una bambina avvicinava una conchiglia all'orecchio e ascoltava il suono del mare. Proviamo a stenderci anche noi un momentino sul tappetino ad ascoltare il suono del mare. Ci stendiamo la pancia in su. E se vogliamo possiamo anche chiudere gli occhi.